Fra i più grandi investitori che esistono o che sono esistiti, uno dei miei preferiti è Peter Lynch, un investitore che per anni ha portato avanti il fondo Magellan con un rendimento annualizzato del 35-40% su base annua, cosa che non è riuscito a nessuno, neanche a grandi come Warren Buffett. E mi sono andato un attimino a informare, un po' qui lì, un po' lì, per capire quali erano, diciamo, dei punti in cui lui poteva andarci ad aiutare per andare anche noi ad avere dei rendimenti importanti. Esistono alcuni video su YouTube e fra questi ne ho estrapolato uno in cui lui andava a fornirci 10 errori che comunemente vengono fatti sul mercato e che molta gente utilizza troppo spesso per perdere soldi. Per cui oggi volevo riportarli e andare anche a dare la mia interpretazione in questo video. E ovviamente io sono Pasquale e questo è Risparmio, il canale del vostro piccolissimo investitore e risparmiatore della porta accanto. Allora, Peter Lynch ci dà questi 10 errori. Il primo che viene presentato è It can go any lower, non può scendere di più. Molte volte c'è questa concezione del buy the dip: quando vedi un'azienda che scende, scende sempre di più, allora è il momento di comprare. E questo è un errore che si fa spessissimo sul mercato, in cui le aziende vanno giù in un periodo diverso da quello che può essere ad esempio una crisi come abbiamo avuto negli ultimi 2 anni e dicono: ah, questa azienda è scesa, mi piace, la compro, senza andare però andare ad approfondire quello che è l'azienda, quello che ha fatto, qual è la sua situazione economica, qual è il suo management. E per cui si compra mentre l'azienda continua a scendere, senza andare a valutare, diciamo, anche quelle che sono le condizioni macroeconomiche, per esempio la Cina. Io non investo in Cina e vi ho spiegato perché in un video che magari lascio qui sopra. E non investirei mai in Baba, per esempio, per questi motivi. Molti potrebbero trovarci un'opportunità, io non ce la vedo, e un po' ognuno va a soppesare le cose. Ma qui invece si parla dell'azienda di per sé, in quello che l'azienda ha come status economico, come salute finanziaria, come management. Se vedendola semplicemente scendere solo perché ci piace, andarla a comprare è un errore madornale, perché alla fine si possono andare a perdere tantissimi soldi. Il secondo errore: how high can it go? Quanto in alto può andare? Che è un po' l'effetto inverso. Ah, l'azienda mi ha fatto il più 200% in un anno, la vendo perché secondo me non può andare più in alto. E questo è un altro errore che si fa moltissimo sul mercato: magari si perdono tantissimi progetti per il futuro. Guardate un po', per esempio, chi ha comprato Apple negli anni 90 o nei primi anni 2000, o chi ha comprato Amazon. Tutti pensavano che non sarebbero cresciuti più di tanto e poi sono andati a crescere sempre di più. Perché? Perché ovviamente il mondo è cambiato. La tecnologia è cambiata, tutto quello che girava intorno è cambiato e ovviamente salendo il mercato ci si è persi una long run di guadagni, sempre per la paura di poter perdere il proprio profitto, sempre perché non si andava ad analizzare opportunamente l'azienda e il mercato di riferimento e tutto quello che congiunturalmente andava ad andare intorno a quel tipo di mercato. Il terzo errore è they always come back. In ogni caso, a un certo punto tutte ritorneranno su. Andatelo a dire un po' a quelli che hanno investito in Wirecard, che hanno investito in Hertz, che hanno investito per esempio in Kodak, aziende che a un certo punto sono scese e non sono più risalite. Tutti quanti pensavano che l'azienda del secolo, o comunque un'azienda che era solida, perché non sarebbe potuta andare a risalire? Sempre per quel problema che si fa un'analisi di petto, di pancia, ma non si fa un'analisi accurata su quello che l'azienda, su quello che il business, su quello che il management sta facendo, su quello che appunto tutto quello il contorno che si va a creare, e per cui l'azienda è scesa, ma tanto prima o poi risalirà e magari si aggiungono gli errori precedenti, non può andare più in basso, ci reinvesto, tanto risale e magari scende sempre di più. Un quarto errore molto comune e che ho visto anche io molte volte: how much can I lose? Quanto posso perdere? Vabbè, l'azienda vale 3 dollari, ci investo 1000 euro, cosa vuoi che perde? Vale solo 3 dollari? Beh, puoi perdere il 100% che sono 1000 euro. Puoi perdere il 100% se ci hai messo 10.000 euro e sono 10.000 euro. I soldi che puoi perdere sono tutto il tuo investimento. Non importa che l'azienda valga 20.000 dollari d'azione, 1 dollaro d'azione, 50 centesimi d'azione. Se l'azienda non è buona, non è solida, non ha delle buone fondamenta, non ha un buon management, se tu ci metti tutto il tuo capitale o comunque una porzione di questo, e l'azienda va male, tu perderai tutto il tuo capitale, indipendentemente se l'azienda valga 1 dollaro, 1 euro, 1 yen. Il quinto errore che Peter Lynch ci propone è the darkest before the dawn, è il buio c'è sempre prima dell'alba. Sicuramente l'azienda sta andando male, perché? Perché poi
riuscirà a riprendersi e finalmente vedremo l'alba. Altro errore che ho visto anch'io molte volte, vabbè, un'azienda che va male in questo periodo sicuramente si riprenderà, ed è una valutazione che ho visto di recente su molti canali YouTube riguardo a Intel. Siccome è una grande azienda, è scesa tantissimo per varie notizie, ma tanto il buio prima dell'alba risalirà sicuramente. Non sto dicendo che non lo faccia, quello che sto dicendo è che è una valutazione fatta da molte persone di pancia, di sentimento, ma non so quante di queste persone siano andate a valutare l'azienda sulla base dei conti economici, sulla base del management, sulla base delle prospettive di crescita, sulla base degli investimenti che l'azienda ha fatta. Considerare un'azienda in un periodo buio, ma tanto poi risalirà, l'alba ritornerà, è un errore che molto spesso viene fatto e porta a delle ingenti perdite. Il sesto errore, I will sell after the rebound. Adesso è scesa, ma quando risale la rivendo. Un errore tantissimo comune sul mercato. Pensiamo ad esempio a Wirecard, che è scesa da quotazioni che erano, se non ricordo male, intorno ai 200-300 euro a pochi centesimi di euro. Pensate che si aspettava che, vabbè, tanto viene risanata, poi risale a quello che era prima, 200 euro, e la rivendo. Oppure anche per aziende di piccolo valore, diciamo un'azienda che vale 10 euro, è scesa a 1 e vabbè, ma tanto risale a 10 e la rivendo. Ma da 1 a 10 è una salita incredibile, cos'è? Forse sarà il 600-700%. Voi pensate che un'azienda che ha perso tutto quel valore poi ve lo riprenda così velocemente e la possiate rivendere? Non ci farei tanto affidamento. Piuttosto un buon investitore, ed è anche qui che interviene Warren Buffett, non perde soldi, e quando li perde cerca di non perdere di più. Sono le due regole più importanti di Warren Buffett, per cui non aspettatevi magari il numero fisso, vabbè, quando arriva a 10 euro, quando arriva a 9 euro, quando arriva a 11 euro la vendo. No, se riuscite a recuperare qualcosa, bene, e vendete, ma se continuate a perdere, vendete ed evitate di perdere più soldi. La valutazione intrinseca dell'azienda, delle sue fondamentali, del suo management, sono le cose più importanti in questo ambito. Cercate di non perdere soldi. Il settimo errore che si fa spesso è I own conservative stocks. Qual è il problema? Posseggo delle aziende conservative, solide, non mi preoccupo. Vabbè, ho 2 milioni di euro investiti in Coca-Cola, lascio lì, chi si preoccupa, non fallirà mai Coca-Cola. Beh, Enron, Wirecard, Hertz, Kodak, erano tutte aziende viste importanti, ma anche aziende come conservative stocks, ad esempio IBM, sono scese e non sono mai più risalite, Cisco Systems sono scese e non sono più risalite ai fasti di un tempo, aziende come la Enron, che erano dei colossi industriali in termini di energia, sono fallite. Bisogna sempre stare con gli occhi aperti, non è che perché si possegga PepsiCo, Walmart, Coca-Cola, Apple possa significare che è uno stock conservativo e non si perderanno mai i propri soldi. Bisogna sempre tenere gli occhi aperti sul mercato. Magari per un conservative stocks non dico una volta ogni trimestre, ma una volta all'anno un occhio ai conti vanno dati. Cosa sta facendo l'azienda? Perde in profitto, le spese aumentano, perde in fatturato. Analizziamole bene, perché poi ci potremmo ritrovare a perdere il nostro capitale e i nostri guadagni. L'ottavo errore è money lost because did not buy. Ho perso un sacco di soldi perché non ho comprato quel stock. Guarda, Tesla è salito tantissimo, avrei dovuto investirci prima, chissà quanti soldi hai perso. No, non hai guadagnato soldi, ma non che non hai perso. I soldi persi sono quelli che hai messo e non hai più recuperato. Quelli sono i veri soldi persi, che non si recupereranno più. Ma se tu non hai investito in un'azienda, hai liquidità, hai solo opportunità in mano, non hai perso soldi, perché il mercato azionario esiste da centinaia di anni e ogni decennio, ogni anno, nascono nuove aziende che andranno a essere delle nuove 10 buggers, delle nuove 5 buggers, delle nuove aziende che andranno a produrre forti utili, una forte crescita del capital gain, un forte dividend yield. Non è che le aziende che c'erano 100 anni fa sono tutte ancora qui. Molte sono fallite e altre nuove, con una profonda innovazione del mercato, sono arrivate. Concentrarsi solo nell'aver perso soldi perché non si è investito nella Tesla, nella Apple, nella Facebook, non ha senso. Bisogna stare sempre con gli occhi aperti e cercare nuove opportunità sul mercato senza andarsi a lamentare di non aver guadagnato soldi, quando in realtà il vero errore è perderli per averli messi nell'azienda sbagliata. Un nono errore che
cita Peter Lynch, è If he goes up, I'm right, if he goes down, I'm wrong. Se l'azienda sale nel suo capital gain, ho avuto ragione, se scende, ho avuto torto. E qui si va sempre a parare sulla valutazione dell'azienda. Se un'azienda si è valutata in maniera corretta, in base alle proprie possibilità, alla propria crescita, alla propria crescita futura, al proprio management, che vada giù per un certo periodo, non è detto che noi abbiamo fatto delle valutazioni errate, così come se l'azienda va su e fa un explosion del capital gain, non vuol dire che abbiamo ragione. Va sempre tutto valutato in base a quello che sono le fondamenta dell'azienda, quello che è il suo investimento, quello che è il suo progetto nel lungo termine. Aziende come Microsoft, che sono in crescita da anni, non hanno messo giù un piano aziendale di un anno, e per cui sono cresciute in base alla notizia, perché molte aziende sono cresciute in base alla notizia tantissimo e poi hanno fatto un tonfo eccezionale. Molte aziende fanno dei piani industriali da 10 anni, 15 anni, 20 anni, e sono quelle le aziende che, anche se vanno giù, potrebbero darci dei grandi guadagni futuri, non quelle che nell'ultimo anno hanno fatto un più 500%, perché molte di questi guadagni, molti di questi capital gain, vengono portati avanti dalla situazione sentimentale, di pancia, della notizia del momento, ma non da una vera solidità del business, del prodotto, del management e dell'azienda. Il decimo consiglio, l'ultimo, è quello che dice Peter Lynch, è avoid long shots, che è un'espressione inglese che significa long shots sarebbero tutte quelle occasioni che hanno pochissime possibilità di crescita, ma se crescono, sai quando ti fanno guadagnare. Per cui lui dice di evitare questi long shots, evitare aziende che hanno quella piccola percentuale di esplodere tantissimo, e per cui uno ci mette un sacco di soldi, perché se ho ragione divento ricchissimo. E Peter Lynch citava in molti suoi video che in tutti i long shots in cui aveva investito erroneamente all'inizio della sua carriera, quasi tutti erano andati in perdita o al massimo erano andati in pari, ma non ci aveva mai guadagnato tanto. L'analisi, quella fondamentale fatta bene sulle aziende per il lungo periodo, è quella che dava a lui la possibilità di guadagnare di più, andando a prendere aziende che magari erano state ancora snobbate dal mercato, ma che avevano un buon modello di business, un buon management, una buona attenzione a quello che era il customer care e così via. Per cui aziende che erano solide nelle loro fondamenta e non in quello che poteva essere una probabile, remota possibilità che queste aziende potessero fare dei grandissimi profitti se tutto quello che doveva andare nel posto giusto fosse andato nel posto giusto. Bene, spero che questo contenuto sia stato di tuo gradimento, e ovviamente se così è stato, per favore lascia un pollice in su per farlo capire all'algoritmo di YouTube e anche a me che questi contenuti sono di tuo gradimento. Inoltre, se sei nuovo sul canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perdere nessun video successivo. Anche per oggi è tutto, e ovviamente ci vediamo al prossimo video. Ciao!